Allora, il comando di Corpo d'Armata è un comando di pianificazione, un comando multinazionale, interforze e prontamente schierabile. E non c'è solo l'esercito, c'è la marina, c'è l'aeronautica e per l'Italia ci sono anche i carabinieri. La LUIS è stata invitata a partecipare a un'esercitazione della NATO. Questa è una delle prime volte in cui un'università viene coinvolta in questo tipo di attività. Fa parte di quello che la NATO chiama comprehensive approach. Hanno chiesto ai nostri ragazzi di svolgere il ruolo di consulente esterno. C'è solo l'Italia, ma ci sono altre 12 nazioni e sono anche in aumento, diciamo, le nazioni che vogliono partecipare a questo progetto. Tutto un insieme, compreso anche le unità di supporto che supportano il comando sotto profilo logistico, siamo circa 2.000 persone. Tutto il personale che vi partecipa è un personale altamente qualificato, un personale molto preparato. I ragazzi hanno avuto dei documenti su cui prepararsi, hanno poi cercato ulteriori informazioni online in biblioteca e hanno preparato delle piccole presentazioni rispondendo a delle domande specifiche sul teatro operativo che serviranno alla NATO per meglio organizzare l'esercitazione. I ragazzi hanno avuto questi documenti, ci hanno lavorato per un paio di settimane. Li hanno sviluppati anche in dialogo con il centro di analisi della NATO e quindi hanno avuto tanto feedback, hanno avuto dei commenti, hanno dovuto fare delle revisioni e hanno oggi presentato per la prima volta il loro materiale e poi la parte più importante sarà durante la visita che faremo alla base NATO vicino a Varese, dove i ragazzi ripeteranno le loro presentazioni di fronte agli alti livelli della NATO. L'accordo per il comando di Corpo d'Armata è un'ulteriore opportunità di migliorare la nostra conoscenza in settori che non sono nostri specifici. Questo nuovo tipo di approccio alle crisi e alle operazioni, chiamato comprehensive approach, vede sempre di più un'integrazione tra il mondo militare e il mondo civile. Ecco che qui c'è il ruolo dell'università che permette chiaramente di poter avere delle risorse in grado di fare delle valutazioni che vanno al di là dell'ambiente prettamente militare. L'accordo ci porterà ad avere un primo contributo da parte dell'università in termini di studenti che parteciperanno all'esercitazione che abbiamo in ottobre e poi si svilupperà attraverso seminari, riunioni, scambi culturali al fine di permettere a entrambi, il Corpo d'Armata e l'università, di accrescersi e di migliorare nei settori di competenza.